cantonale, cari liberali radicali, come sapete la decisione di dare la mia disponibilità è stata un po' combattuta. In un primo momento anch'io mi sono sentito troppo giovane, avrò 30 anni fra 9 mesi e inesperto, sono in municipio a Lugano da 14 mesi. Mi è sembrato troppo presto per ambire un posto sulla lista per l'elezione del Consiglio di Stato. Poi le sollecitazioni di stimate personalità del partito, della dirigenza, l'accordo e l'incoraggiamento ricevuto da Giovanna Viscardi e Roberto Badaracco, quindi la mia sezione di Lugano, hanno spostato la mia valutazione sullo spirito di servizio verso il partito, verso il paese. La passione per la politica, il bene che voglio al Ticino e ai ticinesi, al partito che ho scelto, mi hanno convinto ad accettare questa candidatura nell'ottica di contribuire al risultato cantonale del nostro partito. È vero, la mia candidatura poggia su una recentissima elezione nel municipio di Lugano. Sono subentrato a Giorgio Giudici, poco più di un anno fa. Sto facendo un'esperienza intensa nell'esecutivo della mia città natale, un'esperienza che mi appassiona e mi gratifica. Per mia natura non sono un arrivista, però credo molto in quello che faccio. Se lo vorrete, questa sera mi impegnerò in questa campagna per contribuire al successo elettorale del partito cantonale. Sono pronto a fare squadra con Cristian, Alex, Natalia e Nicola per convincere i ticinesi a riportare in governo due liberali radicali, per avere quella forza politica e progettuale che ha contraddistinto la storia del cantone, una storia di progresso civile, e in questa sala ne siamo tutti convinti. Una campagna che dovrà essere di condivisione di un obiettivo, appunto riportare due liberali radicali nell'esecutivo cantonale, e non una campagna di contrapposizione interna. Saranno poi gli elettori a decidere. A loro chiederemo, tutti noi insieme, di scegliere una linea politica con una visione per il Ticino del futuro. Voglio contribuire a rendere possibile la visione liberale e radicale per il Ticino del futuro, per il nostro cantone. Devo dirvi molto schiettamente che molte persone mi hanno pregato di non candidarmi per dare continuità al mio impegno a Lugano, e alcune sono passate, le ho incontrate prima e mi hanno guardato sorridendo. Desidero chiedere loro di comprendere che in questo momento il partito cantonale ha bisogno della forza elettorale del luganese e soprattutto ha bisogno di compattezza. Mi sono messo a disposizione in quest'ottica. Decidere non è stato facile. Ho dovuto ponderare ragioni personali e professionali, mettere in campo le responsabilità politiche a Lugano, che ho in funzione di principale di Lugano, e il senso del dovere verso una chiamata cantonale per dare vigore al progetto di rinnovamento del Partito Liberale Radicale. E allora ho risposto, ci sono. Ma che cosa significa per me, per Michele Bertini, rinnovamento? Perché si parla molto di rinnovamento in questi giorni, soprattutto con una lista del Consiglio di Stato che ha una media di età di 33 anni, è anche giusto che si parli di rinnovamento, e quindi vi voglio dire che cosa penso del rinnovamento. Non vuol dire fare tabula rasa del passato, anzi, dal passato abbiamo da imparare e dobbiamo essere grati ai suoi protagonisti, ce ne sono molti in questa sala, per quello che ci hanno insegnato e potranno ancora insegnarci, e non solo da quelli che hanno avuto dei ruoli di punta all'interno del partito, ma da tutti coloro che hanno dato un loro contributo per questo glorioso partito. Significa rinnovamento non smettere di riaffermare i valori della democrazia, libertà, responsabilità, giustizia e solidarietà, però essere capace di affermarne dei nuovi, come per esempio la sostenibilità. Significa avere una visione politica e la capacità di creare il consenso per attuarla, perché avere dei buoni progetti e delle buone visioni ma non avere il consenso serve a nulla, e politica è anche pragmatismo. Significa rinnovamento avere una certa flessibilità necessaria per cogliere le opportunità anche nei momenti di crisi, per unire e integrare, non per dividere o escludere. Rinnovare senza cedere alle tentazioni populiste e arroganti per essere ascoltati, e rinnovare non esclude di continuare a fare politica con responsabilità e rispetto verso le istituzioni, la cittadinanza e le risorse pubbliche, penso in primis alle finanze. Un altro elemento forte che mi ha convinto a dare la mia disponibilità è il programma di legislatura, è stato citato prima dal Presidente. Una visione aperta, suscettibile di raccogliere consensi anche fuori dal partito,
insomma, delle misure concrete. Quante volte si è sentito i programmi elettorali sono dei tomi che nessuno legge, vengono fatti ogni 4 anni per le elezioni. Invece qua ci sono delle misure concrete. Ecco, dobbiamo giocare noi tutti insieme e giocare bene questa carta. Dobbiamo divulgare il nostro programma in modo capillare, senza farci intrappolare da dibattiti sterili, vocianti e litigiosi, irrispettosi e denigratori, privi di contenuti e di progetti, e dobbiamo convincere soprattutto i senza partito, dobbiamo conquistare nuovi consensi, riconquistare i liberali radicali scontenti e delusi, superare le contrapposizioni interne e peggio ancora quelle campanilistiche. Nel PLR, nel suo programma di legislatura, c'è spazio e attenzione per tutti, perché siamo interclassisti e, guardate, lo credo fermamente, che se dovessimo perdere questo carattere distintivo, allora sì che avremo i giorni contati e avremo dei periodi difficili. Dobbiamo rimanere interclassisti e dobbiamo essere interclassisti ogni giorno della nostra attività, in qualsiasi campo, dalla sfera professionale alla sfera politica alla sfera privata. Ci preoccupiamo delle condizioni quadro dell'economia, ma non trascuriamo di impegnarci per l'occupazione e per l'integrazione professionale e sociale. Abbiamo progetti per le città, i centri urbani e crediamo nel valore delle nostre valli. Abbiamo a cuore la formazione, la sicurezza, la qualità di vita. Mettiamo soprattutto il lavoro dei ticinesi al centro dello sviluppo cantonale. Abbiamo un solido progetto politico e siamo stati capaci di esprimerlo in modo comprensibile. Per questi obiettivi, per il Paese e per il partito, io ci sono per completare questa lista.